E buongiorno e buonasera a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Asbrald, siamo qui con il tredicesimo episodio di Forza Horizon 3, eccola qui. Abbiamo trasformato la nostra Alfa 155 Q4 nella Alfa 155 DTM, quella che ha partecipato al campionato ovviamente DTM negli anni 90, bellissima, bellissima veramente. Sentite come scoppietta, mamma mia, che spettacolo ragazzi, macchina che ha fatto la storia nel turismo ovviamente, che se la battagliava con Mercedes, BMW e Audi, è uno spettacolo. E ovviamente con 500 cavalli di potenza, trazione integrale, andiamo a fare robe prepotentissime a un'accelerazione bestiale. Questa è la numero 8. Il mio numero preferito, sì, ed è anche quella di, adesso non vorrei sbagliare, di Larini, sì, la numero 8 di Larini, bellissima. La proviamo? Proviamola. Guardate che spettacolo. Ovviamente qui sullo sterrato è un po' penalizzata, però sull'asfalto, adesso la portiamo sull'asfalto, è qualcosa di spettacolare. Vabbè, i cerchi bellissimi. Allora andiamo a fare, anzi no, facciamo così. Ho cambiato anche il clacson, come avete visto. Allora andiamoci a fare qualcosa. Allora, ci hanno detto che c'è un gioiello dimenticato qui, ma lo andremo a fare la prossima volta, lo andremo a trovare la prossima volta, perché sennò solo gioielli dimenticati. Andiamo a sfidare qualcuno. Io direi di sfidare qualcuno qui e sì, andiamolo ad acquistare nella nostra rosa del salve quel taleale, nella nostra rosa di piloti che abbiamo nel nostro club e proviamola. Sentite che sound. Beh, dentro è una 155 classica, diciamo, che comunque secondo me è una delle macchine, una delle mie macchine preferite, perché come vi ho già detto amo veramente le macchine un po' squadrate. Poi vabbè, queste Alfa, Fiat, Lancia, sono veramente innamorato di queste auto qui. Però guardate come va, mamma mia. Comunque, visto che il viaggio è un po' lungo, l'abbiamo già rovinata, perfetto. Il viaggio è un po' lungo, quindi direi di tagliare. Vi taglio tutto il viaggio e ci vediamo appena siamo arrivati. Eccoci qui, arrivati nella zona dove possiamo incontrare il nostro avversario. Vedremo di chi si tratta. Tiriamo un po' il freno a mano, così facciamo qua un macello. Allora, vediamo un po'. Trova Squidg3 e sfidalo in una gara. Vediamo dove può trovarsi questo. No, ancora non l'abbiamo trovato. Vediamo se riusciamo a trovarlo da questa. Eccolo qua. Perfetto. L'abbiamo trovato. Che macchina, ragazzi. Dai, signor Squid, si faccia avanti, così la sfidiamo. Bella, bella. Macchine americane mi piacciono, eh. Se avessi tanti, tanti soldi, veramente farei una collezione di macchine americane e italiane. Noi qua tagliamo tutto, sì, abbracciamo gli alberi, perché noi siamo ambientalisti, vogliamo bene alla natura. Quindi abbracciamo gli alberi per dimostrare il nostro affetto. Se abbracciassimo gli animali, dimostreremmo il nostro affettato. Vabbè, bruttissima. Lasciamo stare, vabbè. Battutacce. E comunque, anche qui andiamo a vincere molto, molto agevolmente. Arriviamo anche con stile. Giustamente con la cucaraccia. Una roba ignorantissima. Ok, mamma mia che barbonaggine, però neanche 3000 crediti.
Ma cos'è sta roba? Ok. Certo che ha un avatar. Great work, boss. You filled the lineup. Next time you find someone you want to hire, you might have a decision to make. Dovremmo licenziare qualcuno, giustamente. Vabbè, abbiamo il livello 70, 15, 47 e 3. Quindi, signor Gustafsson, 89, sarà il prossimo, il primo a essere eliminato. Cioè, licenziato, vabbè. Allora, cosa possiamo fare? Punto panoramico, dai, andiamo a farci un po' di punti panoramici. Tanto qua vicino. Che bello, c'è una diga. Che bello, mamma mia. Marunda. Appreciated from a distance, yeah, but don't go swimming. We gotta drink that. Abbiamo capito tutto. Che bello però, mamma mia. Da soddisfazioni sto gioco. Quindi abbiamo altri 11 punti panoramici da scoprire. Che sono, vabbè, questi qui, giustamente. Allora, qui c'è il gioiello dimenticato. Acrobazia sconosciuta. Andiamo a farci questa acrobazia sconosciuta. Perfetto. Mamma mia. Dai, sono altri 7 km. Vi taglio anche questa parte del viaggio. E ci vediamo appena siamo arrivati. Eccoci qua, siamo arrivati alla destinazione. Abbiamo fatto qualche volo, sì, in campagna. Questa è la macchina che abbiamo scartato all'inizio, giusto? Mi sembra di sì. Vediamo. Andiamo a farci ste derapate. 25.000 punti di derapata. Ok. Qui mi sembra che ci sono delle regole un po' restrittive. Giustamente, che se ci schiantiamo contro un albero non possiamo andare in retromarcia, perché sennò ci fa ricominciare tutto da capo. Ok, meno male che non è qua. E se usciamo fuori strada ci fa ricominciare da capo. Quindi adesso che inizia la zona derapata dobbiamo restare. Ok, un po' di freno a mano ci sta sempre. Comunque è bruttissima sta macchina, mamma mia. Vabbè, dai, 25.000 punti sono molto fattibili. L'abbiamo fatto, perfetto. Ok, bellissimo. Macchina orribile. 1600 credo. Ma che cos'è sta roba qua? Mamma mia, che barbonaggine, ragazzi. No, ancora la Jeep? No, non la voglio. Voglio soldi, soldi, la grana, la grana. Bellissima, la Lotus 211. Perfetto. È una di quelle macchine che sicuramente avrei preso, ma che non mi sarei potuto permettere. Perfetto. Perfetto, la Lotus 211 è prepotentissima quella macchina, è leggera e potente al punto giusto da fare i giusti macelli. Va bene, perfetto. Dai, vediamo che cosa... Ma sì, però sta 155 è troppo bella. Veramente, veramente bella. Allora, vediamo cosa ci possiamo fare. Qui abbiamo già fatto... Gara su circuito, no. Vediamo un po', vediamo un po'. Acrobazia, tutto sconosciuto in questa zona. Vediamo. Acrobazia sconosciuto, dai. Andiamo a farci questa acrobazia. Allora, la destinazione è di qua e noi andiamo di qua. Perché dobbiamo seguire le strade come tutti, no? Noi siamo alternativi, amanti della natura, quindi ci piace stare in mezzo agli alberi, in mezzo ai boschi. E poi, ovviamente, abbracciamo tutti gli alberi.
Salve quel tale Ale. Salve zio Davi. Ok, qui siamo andati un po' troppo lunghi, però. Tutti con la BMW, ragazzi, ma un po' di fantasia. Giustamente io ho l'Alfa e gli altri devono avere una macchina concorrente di quell'epoca. Quindi ho un Audi, o una BMW, o una Mercedes. Allora, qui c'è un cartello, lo andiamo a spaccare subito. Perfetto, così lo volevo spaccare. Tutto in derapata, arrivando con stile, lo stile che ci contraddistingue sempre. Poi con un Alfa 155 DTM, ragazzi, non possiamo fare altrimenti. Signor Squid, buongiorno. No, una carovana magari prima o poi la faremo, però non adesso. Adesso voglio completare un po' questa acrobazia sconosciuta, poi ci salutiamo qui. Almeno facciamo... Ah, zona derapata, ok. Ecco, una 4x4 si possono fare derapate anche... Ah, lì c'era un cartello, perfetto. Mamma mia. Ecco, il signor Squid qui ha una Ford Sierra bellissima. Ok, ah, una stella soltanto, va bene. Andiamo a spaccare quel cartello, che mi sembra giusto, no? Guardate le derapate in sequenza che riusciamo a fare. Ok, perché essendo una 4x4, sì, secondo il gioco si rimette in sesto subito. Allora, ce la riproviamo? Dai, riproviamo questa zona derapata, così voglio vedere questa Alfa, se riusciamo. Vabbè. Signor quel tale Ale, però si tolga di mezzo, per favore. Una bella strombazzata seria. Ci sta, no? Vai. Cominciamo le nostre derapate. No, mi sa che non ce la facciamo, perché a parte il traffico, la pioggia e tutto quanto. Ah, a due stelle, dai che ce la facciamo. Vediamo quanto ci serve per fare 50.000 punti. Non riusciremo mai a farlo. Va bene, dai. Riproviamo l'ultima volta, poi... maledetta con la BMW. C'è troppo traffico per fare derapate in questa zona. Veramente. Niente, dai. Va bene così, dai. Sono tra i primi 100%. Che cosa? Vabbè. Comunque, dai, io direi di salutarci qui con questo episodio di Forza Horizon 3 con la nostra Alfa 155 DTM numero 8, bellissima, prepotentissima e anche accartocciata. E io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un like, lasciate un commento, condividete il video se lo volete fare. Se volete condividere la nostra prepotenza su queste auto sportivissime, e ci vediamo ad un prossimo video. Un saluto a tutti da Asphalt.